L'ex tronista desta preoccupazione e poi fa mea culpa, e rivela di averci riprovato con l'ex compagna Chiara Rabbi. Giallo e preoccupazione attorno a Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex concorrente del Grande Fratello VIP 7. Il giovane pugliese, nelle scorse ore, dopo aver pubblicato diverse immagini in cui è apparso in un noto locale di Milano, su Instagram ha divulgato due fotografie in cui sembra macchiato di sangue. Si è quindi affrettato a spiegare di non aver compiuto alcun gesto violento, se non su se stesso. Dopo essersi sfogato, Donadei ha eliminato gli scatti, che però hanno presto iniziato a circolare via social e a destare preoccupazione e curiosità tra i suoi fan. Inoltre ha fatto mea culpa per aver deciso di postare determinate istantanee. Ho ceduto alla mia ansia e ho commesso un errore pubblicando alcune immagini, quindi ho deciso di eliminarle successivamente. A presto, ma non è finita qui in quanto l'ex volto di UED ha raccontato tramite una story Instagram, questa non cancellata, di aver provato a riavvicinarsi all'ex Chiara Rabbi, con la quale, da mesi, si lancia stoccate al vetriolo e accuse per niente soft. Questo è ciò che ha riferito Donadei lungo la serata di domenica 16 aprile tramite un messaggio veicolato dal suo profilo IG. Sono molto deluso. Ho messo tutto il mio cuore ancora una volta. Volevo chiarire che non c'è stata alcuna violenza su nessuno se non su me stesso stanotte, se non a livello psicologico. Le mie scelte passate hanno scatenato qualcosa che ora non riesco più a gestire e controllare. In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna. Tuttavia, questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto in lei. Avevo sperato in qualcosa, ma ho capito che, a volte, un guerriero deve saper rinunciare. Al momento, probabilmente mi lascerò andare al dolore e alla tristezza, ma mi riprometto di tornare con delle spiegazioni in futuro. Al momento, però, c'è troppo dolore per poter fare altro.